Buongiorno a tutti, io sono Mattia, dottore in legge e docente madrelingua di inglese presso il Centro Mens Sana di Brescia. E questo è Business English. L'argomento di oggi è The International Sales, seconda parte. Vediamo di cosa ci occupiamo oggi. Oggi ci occupiamo della legislazione federale che tutela le vendite all'interno degli Stati Uniti. Perché ce ne occupiamo nell'ambito delle international sales? Ora cercherò di spiegarvelo nel modo più semplice possibile. Lo Uniform Commercial Code è il codice, che sarebbe l'equivalente del nostro codice civile, che viene applicato nelle transazioni, quindi nelle compravendite, a livello federale. Perciò vuol dire del governo federale, delle agenzie federali o tra stati, ad esempio una persona dell'Alaska che vende qualcosa a una persona della California. In questo caso la legge federale viene applicata perché trattasi di commercio interstatale, ma i singoli stati possono soprassedere o addirittura evitare di applicare la Uniform Commercial Code se ritengono che ciò sia necessario o più consono ai loro sistemi interni, perché gli Stati Uniti, essendo uno stato federale, lasciano molta autonomia a quello che per noi sarebbero le regioni, tanto che da loro appunto si chiamano stati. E infatti ogni stato potrebbe avere, o addirittura ha, come il caso della Louisiana, per esempio, il proprio codice del commercio e quindi non applica o disapplica il codice federale. Vediamo più nel dettaglio come si forma il contratto all'interno di questa normativa, che è molto differente rispetto a quella a cui siamo abituati noi o a quella che abbiamo già visto nella CISG, perché diciamo gli Stati Uniti sono appartenenti al sistema di common law, mentre noi, come il resto dell'Europa continentale, apparteniamo al sistema di civil law, che appartiene all'ambito del diritto romano e quindi ha pensieri e sistemi molto differenti. Vediamo che secondo l'articolo 2 dell'UCC, un contratto è applicabile solo se viene applicato l'istituto della consideration. Consideration è il corrispettivo che viene dato in cambio della promessa, quindi diciamo quel qualcosa che la controparte si aspetta di ottenere dalla transazione, dal contratto, e può essere denaro, possono essere beni, lavoro, un contratto di lavoro. La consideration del contratto di lavoro è appunto la prestazione del lavoro in cambio di denaro. Per quanto riguarda l'ultima parte, refraining from doing something, si tratta della tolleranza, quindi dell'astenersi dall'esercitare un proprio diritto. Pensate al contratto di locazione: se siete proprietari di un immobile e lo locate a qualcun altro che diventa il locatario o inquilino, voi avete l'obbligo, in cambio della percezione del canone di locazione, avete l'obbligo di astenervi dall'esercitare quello che è il vostro diritto di proprietà. E qui è la stessa cosa. Per consideration si intende la contropartita, quindi un contratto di compravendita non esiste senza la contropartita, se trattasi di un elemento essenziale. Un contratto quindi è nullo, in inglese si dice non enforceable, quindi non applicabile. Il contratto di compravendita può essere, loro dicono, repudiated. Quindi può essere revocato, può essere rifiutato se i beni sono considerati non conforming, quindi non conformi a quelli che sarebbero considerati beni della stessa specie conformi dalla persona media, il bonus pater familias del diritto privato italiano. Per evitare le conseguenze di una repudiation, il compratore può accettare i beni non conformi come se fossero una controfferta. Io mi offro di comprare qualcosa che è tuo, tu me lo dai, ma me lo dai non conforme. Io lo accetto considerandolo una controfferta. Questo chiaramente
implica che deve esserci ad esempio una revisione della contropartita, ma questo poi spetterà alle parti. Tuttavia il contratto rimane valido se l'istituto della controfferta viene accettato da quello che è il compratore. Stessa cosa può valere per il venditore in caso di scambio di merci, quindi in quello che per noi sarebbe ad esempio una permuta. Il codice di cui stiamo parlando è sempre applicabile per tutti i beni comprati, acquistati o venduti all'interno degli Stati Uniti se non viene diversamente specificato. Quindi se comprate qualcosa ad esempio in America, se non è specificato sul contratto, sulle condizioni che voi accettate, l'applicazione di un altro tipo di giurisdizione, come può essere la CISG oppure gli Incoterms, la legge a cui si rifà quel contratto è senza dubbio l'UCC, quindi Uniform Commercial Code. Perciò va esplicitato tutto ciò che non è Uniform Commercial Code. E ricordatevi che anche il modo negli stati che accettino o che abbiano accettato lo Uniform Commercial Code, anche il modo in cui questo sistema, questa normativa è accettata ed è applicata varia all'interno sia dei 50 stati sia dei territori che dipendono dagli Stati Uniti d'America e che non sono quindi entità internazionali a sé stanti, quindi che non godono di soggettività internazionale. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale e non dimenticarti di passare a visitare i nostri social che trovi in descrizione e il sito www.mensana.info. Farewell!